A San Giuliano di Puglia l'intera comunità si è stretta intorno al dolore di quanti. Vent'anni fa, a causa del terremoto, persero i propri figli nel crollo della scuola Iovine. Morirono 27 bambini e la loro maestra. Stamani, momenti di raccoglimento nel cimitero, con la deposizione di una corona di fiori nel Parco della Memoria. In serata, lungo il percorso della memoria, si snoderà una fiaccolata. Ma noi abbiamo in collegamento, proprio da eh, San Giuliano eh, di Puglia, la nostra Anna Di Giorgio. Buon pomeriggio, Anna. Sì Carmine, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai telespettatori del Tg8 con la telecamera di Diego Martelli. Ci troviamo a San Giuliano di Puglia eh, dove eh, questa mattina è stato eh, celebrato il ventennale del crollo della scuola Francesco Iovine eh, che eh, si sbriciolò, si sgretolò proprio a seguito di una scossa di magnitudo eh, 6 il 31 ottobre del 2002 alle 11.32. Nel crollo eh, morirono 27 bambini e una maestra, la maestra... Maestra Carmela che ogni anno la comunità di San Giuliano di Puglia ricorda eh, attraverso una serie di eventi. Il ventennale ovviamente è un momento ancora più importante che eh, ha visto questa mattina la partecipazione di tantissime persone. La mattina è iniziata proprio al cimitero di San Giuliano con eh, una serie di eh, ricordi eh, legati soprattutto ai bambini e alla maestra che hanno perso la vita con 27 rintocchi per i 27 bambini. 27 rintocchi di campana e un 28 rintocco di campana proprio per la maestra all'interno del cimitero di San Giuliano. La presenza di tantissime autorità eh, civili, religiose, politiche, ma anche di tante forze dell'ordine e di tutti i familiari eh, delle vittime di questo terribile eh, crollo. Eh, dal cimitero di San Giuliano, poi ci si è spostati all'interno del parco della memoria che potete vedere proprio alle nostre spalle, che sorge sui resti di quella che eh, era un. Tempo la scuola appunto Francesco Iovine, e dove sono state deposte appunto delle eh, corone e di fiori. Questa mattina davvero tantissime persone hanno preso parte a questa commemorazione che andrà avanti anche nel pomeriggio con una serie di convegni e di tavole rotonde per cercare di capire cosa è cambiato vent'anni eh, eh, dopo la tragedia appunto di eh, San Giuliano di Puglia. Questa sera, tra l'altro, ci sarà anche una fiaccolata che ci riporterà al cimitero, quindi ci farà fare il percorso inverso dal parco della memoria al cimitero e qui si chiuderà questo eh, ventennale appunto del ricordo, questa giornata del ricordo eh, per eh, le vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia. Abbiamo sentito tantissime persone questa mattina, oltre ai rappresentanti degli, eh, delle istituzioni c'era anche il capo della protezione civile Fabrizio Curcio che ha eh, ricordato appunto quanto è stato fatto in questi anni ma quanto ancora deve essere fatto per evitare tragedie come questa. Eh, e abbiamo sentito anche eh, uno dei sopravvissuti al crollo di questo terremoto della scuola Iovine, Dino di Renzo che all'epoca aveva dieci anni e che oggi fa il geologo. Lo abbiamo ascoltato e vi riproponiamo proprio eh, questa intervista che mandiamo in onda subito dopo la linea. Carmine può tornare al TG8. Ricordo tutto o quasi tutto. Ehm... Ricordo che era una giornata normale come, tu, come un qualsiasi giorno di ottobre. E, mh, ricordo che la mattina abbiamo parlato insieme alla maestra Clementina di cosa fare in caso di terremoto, perché la notte c'erano state due piccole scosse e quindi la maestra sentendoci diciamo, parlare di terremoto... Mh, aveva portato di mano un poster della protezione civile, mi sembra degli NGV, quindi ci ha illustrato cosa fare in caso di terremoto, come se uno se l'aspettasse. Poi nulla, poi eravamo in classe, e ho udito un forte boato, ma molto forte, e poi è iniziata la scossa, una scossa molto forte. Ricordo che ho provato a mettermi sotto al banco seguendo le, le istruzioni date dalla maestra qualche ora prima, ma diciamo, non ci sono riuscito almeno volontariamente. E, e poi ho visto la parete davanti ai miei occhi scretolarsi e poi il buio totale. Quindi sei rimasto sotto le macerie, non sei riuscito a scappare insieme agli altri compagni. No, 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 ma sono, sono restato sotto le macerie per circa sei ore, sei ore e mezza prima che i vigili del fuoco mi tirassero fuori. Quanti anni avevi? Avevo dieci. E, sì, diciamo che quell'evento mi ha segnato molto, eh, sia da un punto di vista umano ma anche da un punto di vista professionale perché diciamo, sono riuscito ad accettare diciamo, e fare diciamo, essere più forte e legato diciamo, a, queste, a questi eventi, ma soprattutto ho intrapreso un percorso molto specifico che è quello della geologia. Io mi sono iscritto a geologia a Roma, mi sono laureato, adesso attualmente sto facendo un dottorato di ricerca sempre in geologia all'Università di Ferrara, quindi diciamo, il, il, il mio percorso di vita. E anche professionale molto legato a questo evento. E quindi sì, e quindi perché? perché avevo bisogno di avere delle risposte, risposte più legate all'evento in sé che, che ho avuto diciamo, con questi anni. però rimangono ancora da chiarire tan, tanti punti. Uh, quali la sicurezza degli edifici pubblici, sul perché è successo una cosa del genere, perché è crollata proprio una scuola, perché le scuole non sono a norma, perché dei terremoti sono così distruttivi qui in Italia. E, diciamo queste sono domande che anche se provo... Provo a cercare risposta, diciamo, non ci riesco almeno così nel, nell'immediato, visto che ci sono tanti problemi in Italia che comporta tutto questo.